invece l'auspicio che si possa utilizzare i target come qualcosa che tende a, a mobilitare le risorse, quindi è meglio essere ambiziosi e cercare di mobilitare di più le risorse nazionali in direzione dei target che essere troppo realisti per evitare un articolo di giornale o una critica in più. Che cosa nel nostro dibattito e qui su questo tema poi vorrei chiudere e lasciarvi la parola, che cosa è stato considerato rilevante rispetto alla mia analisi annuale della crescita da parte degli altri stati membri, nel corso del dialogo che stiamo avendo in questa fase? Direi c'è abbastanza unanimità sulla rilevanza e l'importanza degli obiettivi di consolidamento fiscale. Questo anche da parte degli stati che in questo momento non sono sotto una procedura di deficit eccessivo come il Lussemburgo, l'Estonia e la Svezia. Per tutti, e soprattutto per il Consiglio dei Ministri Ecofin, è la priorità numero uno. Ci sono pochi margini e su questo aspetto, come anche l'aspetto di stabilizzazione del settore bancario. Mi sembra che invece uno dei settori in cui c'è più discussione sia se tutta la fase, diciamo, di basket, la parte centrale della nazionale della crescita sul mercato del lavoro, dove c'è abbastanza, direi che una larga parte degli stati membri metterà in agenda, metterà nei piani nazionali di riforma alcuni elementi relativi alla riforma dei sistemi pensionistici. In generale, visti appunto in connessione proprio col funzionamento del mercato del lavoro, per una larga parte, direi una delle preoccupazioni essenziali è quello di mantenere al lavoro gli older workers, e per una gran parte degli stati membri, usando o incentivi finalizzati o formazione lifelong lungo tutto il corso della vita, e nella stessa proporzione anche misure di aumento dell'età per l'accesso al pensionamento e con collegamento alle dinamiche demografiche. Un po' meno invece mi sembra avvertita, ma diciamo, per gli stati membri sia meno rilevante l'esigenza di riformare gli schemi di early retirement, gli schemi di prepensionamento. Ci sono alcuni casi, mi ricordo particolarmente la Danimarca, un caso particolare, però mi sembra sia meno una agenda. L'altro grande settore è quello di aumentare la partecipazione dei lavoratori e soprattutto alcuni segmenti tipologie di lavoratori al mercato del lavoro, donne, lavoratori giovani e, come dicevo appunto, i lavoratori immigrati. Mi sembra che sia una grandissima maggioranza di stati membri che ritiene assolutamente prioritario e rilevante intervenire sulle strutture assistenziali per quanto riguarda gli asili nido, le scuole primarie, tutte le forme di assistenza diciamo che aiutino il nucleo familiare e soprattutto le donne, o comunque in ogni caso magari in modo più moderno, diciamo quello il secondo percettore diretto della famiglia, se una donna, a non interrompere l'attività lavorativa o a non terminarla del tutto alla nascita dei figli, più attraverso strumenti appunto di assistenza che attraverso strumenti fiscali, incentivi o altri. Molta attenzione anche alla flessibilità degli orari di lavoro e all'organizzazione del tempo sul luogo di lavoro, e un'attenzione anche all'aspetto del cuneo fiscale, quindi della tassazione sul lavoro, soprattutto per quanto riguarda la parte, diciamo, dei lavoratori a basso reddito. C'è su questo è legato anche a un'attenzione agli aspetti dell'educazione e soprattutto anche nel dibattito nel Consiglio Affari Sociali l'aspetto delle skills, delle competenze, che direi è quasi l'unanimità degli stati membri, è assolutamente importante formazione per le nuove tipologie di lavoro. L'altro due grandi settori nel mercato del lavoro sono quelli che noi diciamo come incentivare l'esercizio dell'attività lavorativa ed evitare o la rassegnazione, che è semi esclusa al mercato del lavoro.
dimostrazione di chi potrebbe fare ancora di più. Qui la metà degli Stati membri sembra orientata a inserire misure riguardo alla riforma degli ammortizzatori sociali, e soprattutto per quanto riguarda il legame tra accesso agli ammortizzatori sociali, le forme di unemployment benefits e la formazione e diciamo l'impegno attivo alla ricerca del lavoro. Infine, più difficile è il dibattito sulla flexicurity, sulla segmentazione del mercato del lavoro, il dualismo del mercato del lavoro, in cui alcuni stati sono interessati a introdurre forme di contratti open-ended in cui le tutele che si accrescono man mano che si resta diciamo nello stesso contratto, alcuni stati sono assolutamente, cioè, resistono a questo tipo di suggerimento. L'ultimo aspetto, l'aspetto della crescita del mercato, è un aspetto su cui mi sembra un po' paradossale il dibattito, perché in linea di principio tutti sono d'accordo che bisogna migliorare l'ambiente per le imprese, ridurre il peso della regolazione, liberalizzare ancora di più il mercato dei prodotti e dei servizi, su cui noi insistiamo particolarmente. Di fatto però, quando si va alle misure concrete, mi sembra che ci sia molto poco appetito per presentare delle riforme concrete in questo settore. Ultimo aspetto da non dimenticare: l'uso dei fondi strutturali per sostenere tutte queste politiche. È un aspetto importante per vari paesi, faccio nomi, ed è forse un aspetto da non dimenticare, l'uso, il coordinamento dell'uso dei fondi strutturali rispetto agli obiettivi che sono posti in trattata. Noi non solo, e qui veramente è l'ultima cosa che volevo dire, mi scuso un po' per il modo disordinato in cui ho cercato di procedere per facilitare poi gli interventi successivamente. Quello che per noi è la preoccupazione in questo momento è uno dei suggerimenti che diamo in ogni dialogo, è quello che i piani nazionali di riforma siano il più possibile dei documenti, da un lato strategici, che non siano quindi documenti che guardano ai 6 mesi, ai 18 mesi o delle cose che sono già in cantiere, ma che abbiano una capacità di visione strategica, e secondo, che siano dei documenti realistici, cioè che ci sia in qualche modo una definizione concreta delle iniziative, il più possibile anche degli impatti attesi e qualche quantificazione dei costi, perché la logica di farlo insieme ai programmi di stabilità e di convergenza. Secondo noi c'è una tra le tante garanzie che questo accada, e che i piani nazionali di riforma non siano elaborati da un piccolo comitato di super esperti, siano documenti che sono sottoposti a consultazione, a dibattito con i parlamenti, con le forze politiche e sindacali, con tutte le parti sociali e le risorse di un paese. Questo, e quindi mi felicito particolarmente, oggi ho visto direttamente il lavoro della 14ª Commissione, il lavoro del Parlamento italiano. Mi sembra, e qui chiudo, che il livello di attenzione che la Camera, il Senato e le parti sociali stanno dando a questo esercizio sia, come notava l'onorevole Baretta, più da assolutamente giustificato per l'importanza e la priorità che quello che sta succedendo in questo momento in Europa, intorno al patto per l'euro, intorno all'analisi annuale della crescita, al semestre europeo, quindi mi sembra una condizione e già un elemento importante per la buona riuscita di questo esercizio da parte